sto andando allo studio per fare le riprese della prima parte del film. Ecco, c'è una bicicletta che mi stava venendo addosso, così già tanto per cominciare bene la giornata. Allora, stavo dicendo che sto andando a fare le riprese del film, quindi come vedete sono tutta colorata. Ma oggi c'è stata però una cosa che mi ha fatto abbastanza arrabbiare, e che è stato il discorso di fine anno stile presidente del consiglio del mio vecchio coach. A parte la caduta di stile di fare un discorso di fine anno, mi è dispiaciuto il fatto che non sia stato riconosciuto il fatto che tutti i successi nazionali e internazionali che ha avuto li ha avuti grazie a me. Non è stato solo lui bravo come coach, sono stata io brava come atleta, nel senso che quando si vince a quei livelli non è il coach che ti fa vincere e basta, è l'atleta che è vincente. Quindi il fatto di non aver riconosciuto questo mi è dispiaciuto, ma che dire? Poi tutto l'accanimento, stavo pensando che tutto l'accanimento che c'è nei miei confronti per questioni del tutto personali mi irrita anche sulla base proprio di quello che io vedo, cioè tot persone che vengono allenate dallo stesso coach, uno arriva al top e gli altri arrivano ultimo e ultimo. Cioè l'accanimento a un certo momento deve avere anche un limite. È arrivata e adesso sono al backstage. Allora, sono qui nel backstage, bellissimo, vado al trucco, al parrucco e poi ci vediamo. Ecco, adesso sono in accappatoio e sto facendo le prove, mentre ho fatto il primo servizio fotografico. È bellissimo rientrare nel mood dello spettacolo, è il mio mondo. Le sigle del film sono dei tempi abbastanza lunghi, perché le scene vanno registrate, riregistrate, fatte, rifatte, come sempre insomma. Qui nello studio c'è uno staff enorme, il film è per Rai 1 e adesso sono qua nel mio camerino chic, è tutto chic qua, devo dire, è tutto molto bello. E come vedete mi hanno invecchiato e sono senza trucco ma con i segni della vecchiaia. È un contesto abbastanza particolare, quello non posso descrivervi nulla perché dobbiamo mantenere il riserbo sulla produzione, però io ho il costumino. Eccolo qua. Qua si tirano i fili perché questo costume è bellissimo, però come vedete è pieno di perle. Eccole qua. Ecco, appena abbiamo finito qui poi andremo a registrare in un altro set dove invece faremo le riprese di una scena di festa, la scena del Capodanno. Siccome oggi è l'ultimo dell'anno, sicuramente è veritiera, nel senso che noi veramente facciamo il Capodanno qui, quindi la festa è fatta proprio per il Capodanno. Naturalmente non vi posso far vedere le immagini perché abbiamo un riservo, noi non possiamo far vedere nulla riguardo alle scene del film. Dobbiamo fare molta attenzione a non mostrare nulla, e quindi per questo accontentatevi di quello che vi dico. Ecco, io adesso ho veramente 10 minuti per tornare a casa, depositare la borsa e poi ritornare nel set, però è un set diverso rispetto a quello di prima. Aspetta, devo mettere la cintura, devo anche fare benzina. Ah, stress! Comunque dai, impressioni, mi è piaciuto un sacco fino adesso, mi sto divertendo, bello, proprio bello, ma anche perché mi sembra di ritornare a casa. Quando io sono in situazioni di teatro sono felice, e perciò io adesso vado a fare benzina, una manovra allucinante. Ecco, ho evitato un incidente, però dai, sono stato qua. Non c'è il senso. Sì, c'è. Bene, benzina. Comunque questa fine d'anno è una fine d'anno allucinante, per un anno allucinante. Che vita pazzesca, ragazzi. Che vita pazzesca. La scena che ho registrato era una scena
di bodybuilding. Io dovevo rappresentare una bodybuilder un po' âgée che comunque rappresentava una sorta di sogno per delle persone. Quindi sì, è una cosa curiosa, simpatica, che mi è piaciuta. Devo dire che i registi, il regista e tutto lo staff sono rimasti molto favorevolmente colpiti dal fatto che io mi sentivo, e mi sentivo molto a mio agio, perché io sono una donna di spettacolo, e quindi anche tutte le anche il bodybuilding per me è una situazione bella, perché è teatrale in un certo senso, quindi non è solamente muscolo. Nel momento in cui il chuck era partito, io chiaramente sentivo di poter fare quello che faccio di solito, cioè recitare. Il discorso dei pesi è venuto in un secondo momento, e diciamo così che i pesi sono stati una bella esperienza e continuano ad essere una bella esperienza, però anche per esempio dei video che vedete, io sono molto, prendo le cose abbastanza alla leggera, a parte quando mi fanno incazzare perché non riconoscono il fatto che una carriera è stata fatta su di me, allora mi rompi un po' i coglioni, perché va ben tutto, però non voglio rimuginare, però lasciamo perdere. Adesso ultima parte delle riprese, qui ci sono delle luci terribili perché sono luci ovunque, quindi non so come prendere. E comunque si sono investito da sera. Sì, in effetti la mia vita è stata estremamente ricca, piena di esperienze, piena di cose da fare, piena di tasselli. È stato molto carino un attore oggi che mi chiedeva che cosa ho fatto, cosa non ho fatto, e poi insomma abbiamo parlato tanto e sono venute fuori amicizie in comune, esperienze comuni, eccetera eccetera, e naturalmente ero stata coinvolta per tutt'altro, per cose sportive ero stata coinvolta in questo film, però ecco, mi ha fatto piacere perché poi alla fine ha detto che la mia era una vita talmente tanto strana, piena e avventurosa, che quando andava a casa avrebbe detto: ah, io ho conosciuto Marina Borgatti. Sono entrata in tanti ambienti diversi, l'ambiente della letteratura, l'ambiente della poesia, l'ambiente dell'ingegneria, l'ambiente universitario, l'ambiente dell'arte, della danza, l'ambiente dello sport, delle scienze motorie. Ho fatto tante cose, tantissime cose, quindi il giornalismo, sono fatta anche quello. Tantissime, ragazzi. E quindi, come diceva Antonio, sì, Antonio che ha detto una cosa tanto carina, i meriti, però ha detto: ma una persona per ricevere la tua attenzione deve fare qualcosa di meglio rispetto a quello che normalmente le persone fanno. Perché tu sei una persona ricca, piena di interessi. Tanto carino, Antonio mi vuole bene in fondo. Però obiettivamente sì, nel senso che quando rientro in uno dei miei ambienti passati mi viene proprio da pensare che forse ho dato troppa importanza a delle persone che invece forse non lo meritavano. E comunque qui ho incontrato due cari amici, due persone che conosco da tanti anni, siamo dello stesso ambiente, Mirko Artuso e Vasco Mirandola, sono due grandissimi attori. E a proposito, Andrea Pennacchi, che è un altro grandissimo attore, mi dispiace dell'ultimo incontro che abbiamo avuto, in cui mi è vista un po' sottosopra. Mi dispiace proprio, perché era il giorno di Natale e non è bello riversare addosso agli altri la propria tristezza, quindi scusami. E quindi adesso ti chiedo anche di mettermi un like al video. Eccola qua. Che idiota che sono. Ecco, queste sono persone con cui nel passato ci siamo già incontrati, abbiamo fatto spettacoli assieme, eravamo gli stessi festival, cose del genere, insomma, la vita passata, quello che ho fatto un tempo.
E invece vi faccio vedere il mio costume cangiante. Non sono tette, sono pettorali, cioè, le tette sono scomparse dal primo cut quindi da parecchio tempo, però è bello il costume, è assai carino, mi piace. Questo costume, adesso ve lo dico così, l'ho comprato al mercatino dell'usato e l'ho pagato la cifra folle di 3 euro, però è figo e quindi le cose vintage mi piacciono un sacco. Uso sempre un cappottino vintage che è bellissimo e quindi mi piace. Adesso mi viene in mente, sarebbe interessante vedere come si addobbavano le bodybuilder un tempo. Chissà se avevano tutti questi costumi qua, magari vado a cercare, ecco, un costume vintage da bodybuilder donna. No, non mi interessa. Questa è la cabina armadio della stanza dove sono. È invisibile. Oh. La sballatonda, guarda che roba allucinante. Fossi un coach di un altro tipo direi: guardate ragazzi, guardate la mia spalla, cosa ne dite? Il tricipite. E invece io vestito da sera, ma faccio anche un po' ridere perché a sfoggiare sta roba qua, pensate, mamma mia. Cosa è la mia vita, cosa mi ha fatto? No, in realtà io ho sempre avuto togli molto sviluppati e ricordo, aspetta, vediamo di metterci in una luce un po' migliore. Io mi ricordo che quando facevo solo la ballerina classica era un mio cuccio, perché pensavo che, anzi non solo pensavo, me lo facevano notare che avevo questi deltoidi enormi, quindi mi dicevo: ma Elena, adesso qua devi cercare di dimagrire. Antonio, questo è per te. Primo piano della spalla, palla di cannone. E pure lo specchio. Ciao Antonio. Altro momento di pausa. Stanno facendo già. Situazione allucinante, ragazzi. Eccovi che adesso esco dal set con l'anno nuovo. È stata un'esperienza incredibile, pazzesca, una delle esperienze più strane della mia vita, in un anno che è uno dei più strani della mia vita. E sono contenta per tutto quello che mi è successo, mi dispiace tanto per le perdite che ho avuto, tantissimo, ma destino anche questo. E bene, me ne ritorno. Ciao a tutti, buon anno.